sono Max e da qualche anno che il mio progetto, il mio sogno è quello di aggregare tutta una serie di persone collegate al fruttarismo che possono avere un approccio scientifico al fruttarismo, ma che soprattutto riescono a portarlo avanti in maniera continuativa, dato che negli ultimi 30 anni tutti quelli che ci hanno provato hanno fallito, perché i motivi sono due: hanno fallito un po' per l'isolamento, soprattutto perché 30 anni fa non c'era internet, non c'era la tecnologia, e soprattutto per i neuroni specchio, perché per quanto tu possa avere una volontà forte, nel momento in cui tu stai in città e tutti i giorni hai davanti a te i tuoi vecchi cibi, cibi preferiti, cibi dell'infanzia, farai una fatica enorme finché non cadrai, dato che il neurone specchio ha proprio questa funzione. Mentre durante i raduni melariani che facciamo, il neurone specchio ti aiuta, ti agevola in una maniera spropositata. Le informazioni sia da internet, sia dall'esperienza, sia frequentando i raduni, dove magari c'è gente che non riesce ad essere fruttariana ma che ha accumulato 20-30 anni di esperienza a livello proprio scientifico, mettendo insieme tutti i dati, vedi che l'uomo è fatto apposta per mangiare la frutta. Ma quale frutta? La mela in particolare, dato che nella mela c'è il fruttosio, che è il nostro carburante. Il progetto dell'ecovillaggio nasce perché i 30 anni di fallimento cui abbiamo assistito, o comunque statisticamente abbiamo visto anche in base alle testimonianze, derivano proprio dal fatto che poi la gente magari va a raduno, facilmente fa il fruttarismo sostenibile o fa il melarismo, dopodiché torna in città e crolla. Abbiamo creato questo primo ecovillaggio nel Lazio, vicino a Latina, formato da 7 parti, 6 private e una, diciamo, in condivisione per creare l'area della socialità. E l'idea è mettere una cupola geodetica. La tecnologia ci viene in aiuto, dato che esistono delle cupole geodetiche che fanno sì che l'aria circoli al proprio interno, che non è utopia, dato che esiste nel sud della Gran Bretagna, dove hanno ricreato la foresta tropicale, lì è molto grande veramente. Questo in realtà è il primo sogno. Il secondo sogno sarebbe tornare nella fascia tropicale, magari proprio in Kenya, nella Rift Valley dove siamo nati, per ristabilire la società naturale, che è l'evoluzione dell'ecovillaggio fruttariano. Mi auguro che riusciremo a aumentare il numero di raduni sia fruttariani ma soprattutto melariani, che riusciremo a realizzare il sogno di avere la cupola geodetica per poter fare raduni invernali, e il sogno ultimo è creare anche società naturali nei tropici.